Est modus irrebus. Oh, io non capisco l'italiano un altro po'. Questo parla addirittura latino, già. Arabo. Il preside parla arabo. È latino, cioè non lo capisco neanche io. Però almeno riconoscere che è latino, le basi, è per favore. Signor Casadei, ha sempre questo ghigno un po' spavaldo sulla faccia. Ma la mia faccia che già fa? Che lei è espulso dal collegio, se ne vada. Un pelato, un pelato, mamma mia. Ma che da fa sto povero preside se non gli crescono i capelli? Tieni, prova ad innaffiarli, cioè tu li devi coltivare, può darsi che ogni tanto annaffiandoli crescono. Senza essere costretto a uscire in una maniera pietosa. Ed è uscito in una maniera pietosa. Ha fatto buone? Su quella classe di unni del collegio. Non so cosa sono gli unni, saranno dei mostri, non lo so. Ah, quindi gli unni non erano un popolo di guerrieri nomadi, ma erano dei mostri. Ah, adesso torna tutto. Cravatta con lo stemma del collegio. Quella cravatta, cioè, è proprio bella, ha un design aggressivo. Bellissimo, cioè, non sta cacato. Ma chi l'ha fatta sta cacato? Ma io ci ho messo tanto impegno, l'ho cucita a mano. È una cacato. A Napoli si dice una cacato, però Baris mi piace. È una cacato. Lo prego, non tutto il cesto, i suoi confetti, signorina. Come se fosse stata l'unica stampella. Secondo me io mi meritavo i confetti perché comunque io sono stata zitta e ho pulito la classe. Uè, confetti, e tieni, pigliate il tassamento a chiagni mo, già. Vi chiedo di fissare questa formula. 4 terzi pi greco r al cubo. Io la matematica la schifo. Cioè non ten sense. I calcoli che non mi servono a niente in David. Cioè a che serve? Ma che me ne fotta a me? Serve per allenare il cervello. E non lo possiamo allenare in un altro modo sul cervello. Ma fa per forza si strunzò. E per favore. D'Ambros, ce l'ha il quadernino? Ce l'ha una penna? Cominci pure a scrivere su. Prof, aspettate, inizio subito. Che stai scrivendo? Che scrivo nei miei appunti. C'è Cisa. Il discorso è che sta con... Quando tutti gli altri la prendevano in giro, si è alzata e ha detto: ragazzi, statevi fermi. Per quanto mi riguarda, quella è una c***a, scusami se mi permetto. Se vuoi imparare ad avere le palle, chiedi a Maria Sofia Federico, che è una grande. Wow! È un po' di giallo che sta per brillare. Che voglio brillare. Voglio diventare una supernova. Quando passi, ha già sembra una stella cadente. Ha già brillato. Com'è questo tappo? Te lo stai mangiando a mezz'ora? È buono? Sì, è buonissimo. È il tappo più buono che abbia mai mangiato. È uno spettacolo. I sensi si assuefava nella maniera più stremata e nervosa concepibile da un corpo emaciato che stava per cedere. Ma questa ragazza sa più vocaboli di me, ma com'è? Basta, mi licenzio. Una carriera puttata. A volte i mostri che abbiamo dentro, una volta che li abbiamo buttati fuori e li abbiamo visti, sono meno mostruosi di quello che ci sembrava prima. Wow, prima ho cacciato un mostro in doba. Scemo, non intendeva quello, io non ce la faccio. Ma come no? Scusate. Non lo tengo il pallone per fare questa scena, ma tengo quest'uomo. Lo lancio, vai! Porca miseria! Umaranno mi professo, state bene! Qui tenete una certa età, log! Chiamate il 118, muitemi! No, sto bene! Sto bene, non mi preoccupate! Sono un po' la schiena, pozzate pure! Stiamo facendo perché il posto di sto palla ce l'abbiamo tutta noi, perché questi stanno andando tutti avanti e intanto saremo qui. Perché comunque stiamo recuperando, corriamo! Avanti indietro! Calmi e tranquilli, sto giocando bene! No, ascolta, così non è una squadra. Non è una squadra. Ok, dopo. Ma come non posso fare il rutto? Devo aspettare dopo. Mica lo posso posticipare. Cioè, è come se dovessi fare una puzzetta e dico: no, aspetta, puzzetta. 5 minuti che esco fuori. Sì, ma vengo, ma vengo. Eccoli. E pochi, pochi. Cos'è sono questi? Quelli arancioni. Quelli rossi. Cioè, fatemi capire, questi sono scappati di notte dal collegio per andare a rubare i pomodorini? Boh. Umaron, mi l'arma del delitto! Lei sa cosa le ho messo davanti agli occhi? Un pomodorino. Un pomodorino. Lei sa dirmi da dove arrivano i pomodori? Dalla pianta che esce dal seme, che esce dal frutto, che al mercato mio padre compro. Non fa così. Caro signor Rubino, pare che dall'orto manchino dei pomodori. Gesù, ma con me ci sono i ladri di pomodorini. Maro, sorveglia, la gente non sta proprio buono, caga. E questo che ha sotto il naso l'ho trovato io nella camerata dei signori, come mai? Scioccato! Lo avrà portato sicuro al vento o qualche insetto. Io sentivo ieri sera, visto che è? Non so spiego. Il taglio del vegetale non è proprio per tutti un'attività edificante, no.
la so che non sto tagliando niente, mi sto prima allenando. No, Core Marilu, ma che si fanno il cazzo? Adoro! Nel 1968 le gemelle Fazzini frequentavano il collegio. Classico. Attenzione, professore, mi scherniscono e tutto. Certo, perché sono affascinate dal fatto che lei sappia parlare e rispondere alle cose. Evidentemente lì bastano poche cose per. Ma vuole vedere come parlo anch'io e la rispondo? Vuoi dopo Gigi? Le cascate della gara! Che se ti ci torfisci fa una grazia! Ho parlato di grandi rivoluzionari che hanno lasciato un'impronta nella storia. Posso finire di parlare? No! State zitte forse! Ho parlato di persone che hanno lasciato un'impronta. La vostra impronta al collegio è quella della mancanza di dignità. E con questo. Obiezione. Lei vicino a noi che non abbiamo dignità, non ce lo dice! Tu dopo Gigi lo cacchio! Se la vasta sta le cate e va a cangare e poi ci vengono a parlare! Scrittura che abbiamo noi. No, non sono pazzo. Adesso si alza e se ne va dal preside. Ma uno che insegna storia e geografia può mai non essere pazzo? E vado a dire al preside che io sono un pazzo. Ma ciò che dici subito, non hai paura, ma muova. Ok, andiamo a noi lui. Non uscite dalla classe in due. Ah, io sono libera di fare quello che voglio. Certo, non al collegio. Che sono al collegio, io me ne sbatto e mi strappo il pelo più lungo, ok? No. Mi vuole bloccare. Ho detto che non uscite due. Ho detto di no. Che dice io lascio un segno, quello di non avere dignità, a noi non ce lo dici proprio, sa? E caruto caga bandera, se ti pensieri su vicino a lui, caruto di mare dignità, un besista! Può dire a sua sorella, alla sua famiglia, a quello che vuole, ma a noi non ce lo dice. Infatti, mangio la dice a mamma, tua sorella, tuo figlio, cano, gatto, o crescete pure la pastina! Dice, le conseguenze saranno molto gravi. Non provi a uscire dalla classe, stia seduta. Enne, ma tu da piano a capovilla perché non sei buono. Se non si sente bene. Stia zitta. Stai zitta vicino a me. Ma modo faccio, sono culo tanto. Signorina, E non funzionare buono. Vabbè, io esco fuori. No, no, lei va al posto. No, sto nervosa. Forse non capite, se non mi facci arrotato. Che ricordi? Lascia un like e commenta qui sotto se ricordi anche tu. Lei sta seduta e le viene con me, punto. Io non ci vado dal preside senza mia sorella. Metti le mani in faccia. Marilu! Marilu! Wow, sembra passata una vita! Sto diventando vecchio! L'esperienza del collegio gli ha lasciato qualche buona traccia? Assolutamente sì, ci è servito per farci crescere. Gli è servito per farle crescere? Ma si sente mi sei tacolo, che è normale che sono cresciuto in altezza, ya! È normale che magari neanche loro si aspettavano il nostro cambiamento, siamo piccole donne. Se fate capire, te mi sono chi le trucca, ma ringrazia solo la parrucchiere a Makeup Artist, sei cagnato. Oggi dovrete... Lui triste e deluso perché voleva Alice De Bortoli. Il consiglio che vogliamo dare ai ragazzi del 77, buttatevi, tentate. Quindi mi devo buttare e mi butto. Il pianoforte della signorina Federico purtroppo non ha suonato. E non ti preoccupare, sono il mio, siede, siede. Signorina Cangiano, venga per favore. No, io Uè, parla italiano con me perché io non speak English, ok? Where would you like to visit? No, ma non sto capendo. Ma ha preso appunti durante la lezione? Professore, io l'ho preso gli appunti, ve lo giuro, ma se le mangiate la mia cagnolina. Guardatela, sembra un angioletto, ma in realtà un diavoletto. Sta mangiando tutto test. Sta cesta. Prendetevela con lei. È colpa sua. No, non l'ho preso. Ma posso recuperare mo? Scusa? Posso recuperare mo? What? Posso recuperare mo? Adesso, devi dirlo adesso. Come si dice? Adesso. Posso recuperare adesso? Wow, però, adesso, mo, adesso significa. Cioè, io già bene l'inglese e tu non sai che significa mo. Wow. When you go on holiday, what do you put your clothes into? Quando vai in vacanza, dopo il collegio. Ma dove l'hai sentito il collegio in questa domanda, mo me lo devi dire. When you go on holiday. Quando vai in vacanza. What do you put your clothes into? Cosa porti nella valigia chiusa? No. No, vorremmo sapere di Stefan quando parta Remit Stefan. E porca miseria, in la valigia, in the bag, e dice il bag. E cosa c'ha lì? Il ragionamento. Chi l'ha fatto questo ragionamento? Oppure strappato il foglio davanti a lei. Wow, non si ricorda, prof, questi li ho strappati davanti a lei. Il foglio delle prove, il ragionamento. L'ho fatto davanti a lei. Wow, sto surando. È perché sono scritti così piccoli. È perché io così mi concentro di più, cioè. Presidente, io non c'entro niente. È stato lui. E secondo lei, da perizia calligrafica, questa è la sua scrittura? Mi sono impegnato lì. Si è impegnato, sì. Allora io questo lo tengo. Insieme a questo, e siccome non è la sua scrittura e ne ho la prova. Ma va fanculo! Roma.
No, questi sono degli appunti del cronitore. E questo da dove è venuto? A me. E dove l'ha strappato? Dai, qua, da, ecco, di qua. Faccio vedere. Professore, l'ho strappato qua! Qua, l'ho strappato da qua! Ma forse è qua, ma... Sì, non mi ricordo l'ho strappato, ma l'ho strappato! Ma però, caro, ma che amata, ma l'ha strappato! Ha già fatto fammi da già andare, ha già strappato sto bigliettino! E via da avere un macinito la salute! Non sono questi modi di fare un compito, lo resterete, dai! Ma non l'ho strappato. Faccio vedere. Puzzle. No, no, devo vedere dove è tutto il foglio. Questo, da dove l'ha strappato? Da qua. E dove? Questo non combacia con nulla. Sì, sì. E come? Dove combacia? Da qua. Mi faccia vedere. Professore, l'ho strappato qua. Non c'è trasca. Qua. No, qua. L'ho strappato su qua dentro da qualche foglio. Ma non lo trovo, professore. Ah no, professore, l'ho strappato da un foglio che ho buttato nel cestino. Cioè, pensavo non lo trovavo. E allora controlliamo nel cestino. Ma che cazzo? Mi faccia vedere come combacia. Dove combacia? E professore, l'ho strappato da qua, vedi? Da qua. E dov'è lo strappo del foglio? Eccolo qua, professore, lo strappo del foglio, lo strappato da qua, me l'hanno detto che l'ho strappato da qua. Cioè, che cacchio, ma mi fidate di me. E quest'altro da dove l'ho strappato? E da quest'altro foglio, professore, vedete, l'ho strappato da qua. Dov'è il buco del foglio? Ecco, professore, vedete, proprio qua, mo il restante del foglio, non lo so che fine ha fatto. Ma l'ho strappato da qua, torna tutto, torna tutto. Lei non ha studiato. Le cose le ho studiate, non me le ricordo, è diverso. Questa sono proprio io, cioè le cose le studio, ma se non mi ricordo, che ha già fatto? Te le dico, missioni Apollo. Lei a cosa pensa? A pelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle d'Apollo fatta da pelle, figlio d'Apollo. Anche io avrei risposto così, grande! Io non riesco proprio a vederla con quella melanzana in testa. Innanzitutto è un cafone perché questi sono i miei capelli. E secondo di tutto la melanzana è più scura. Cioè, tutto a posto, sta bene. Italiano 4 al 5. Storia 5. Geografia 5. È una tragedia, sta pagella. Mi ricorda la mia pagella del terzo superiore. Era simile. Matematica 4. Io voglio, cioè, voglio recuperare. Quando recupera, signorina? Mo. Ora. Come si dice? Erratmo tempo, sono 10 materie che sto sotto, posso recuperare a mo. Un po' che tempo mi darà, lo giuro, io recupero. Non mi interessa! E con quest'urlo finisce questo video. Noi ci vediamo con la prossima puntata del collegio. Grazie sempre per tutto ciò che fate per me. Vi amo e alla prossima settimana.